Eccola lì la nostra Antonella Isabella, tutti i giorni on air con tutto a posto. Vi consiglio veramente vivamente di seguire in FM, in radio, in macchina mentre viaggiate, Radio Fantastica con tutta la sua bella e lunga programmazione. Allora, ve lo ricordo per chi non lo sapesse, il 2, 3, 4 maggio arriva il festival. Il 2 faremo una puntata speciale di Aspettando il Festival e poi il 3 e il 4 arriva la gara Canora con tanti artisti, li vedete in questa JPEG che vi stiamo mostrando, da Sasa Salvaggio ai Quattro Gusti, e poi ancora Eliana Chiavetta, Monia Rizzi, Salvo Palumbo, Sergio Vespertino, Gino Carista e così via. Insomma, sono veramente tanti, tanti, tanti. C'è un promo che abbiamo preparato, ve lo facciamo vedere, prego. Arriva il promo. Torna la gara Canora di Sicilia più divertente dell'anno. Torna il festival. Ti aspetto su Videoregione con tre appuntamenti da non perdere. Lunedì 2 maggio, in diretta dal Teatro Golden di Palermo, a partire dalle 21:30, aspettando il festival. Interviste e anteprime sulla gara Canora con i protagonisti dell'evento. 3 e 4 maggio, a partire dalle 21:30, in diretta la gara Canora con Sasa Salvaggio, Carlo Canebba, I Quattro Gusti, Giuseppe Castiglia, Ernesto Maria Ponte, Sergio Vespertino e tanti altri accompagnati dalla Lab Orchestra. Gioca in diretta con noi. Da casa, in quei giorni, potrai votare il tuo artista preferito aiutandolo a salire sul podio. Ti aspetto dunque su Videoregione per 3 serate piene di musica e allegria. Festival, ci sarà da cantare. Ah, dimenticavo. A condurre sarò io, Massimo Minutella. La gara Canora partirà il 3 e il 4, giorno 2, come dicevo prima, faremo un'appendice condotta da Salvatore Cannata, saremo in contemporanea diretta su blogsicilia.it, sui social del nostro gruppo, quindi Blog Sicilia, Casa Minutella, su YouTube, Twitch e tante altre attività social del nostro gruppo, e poi sul canale 16,14, perché sapete c'è lo switch off a partire dal 28 di aprile. Buon pomeriggio a due artiste che debuttano quest'anno al festival, Rossella Leone e Daniela Pupella. Buon pomeriggio, Buon benvenute in Casa pomeriggio, Minutella, grazie per essere siamo qui. Che impostate. state Ci facendo? stiamo Le impostando. cantatrici, le Vabbè, si sa che i cantanti hanno uno stile. Mettiti la Magnum. Ma io non ho mai visto una cantante avere una posa plastica così. Beh, dai, come non è, scusa, siamo in Sicilia, dobbiamo parlare Esatto, qui, com'è siciliano. questa cosa? Va bene, ciao a allora, tutti, sono della Sicilia. Rossella Leone e Daniela Pupella sono due bravissime attrici che appartengono alla nostra città e soprattutto anche alla grande scuola del Teatro Crystal, che poi è diventato Sant'Eugenio. Sant'Eugenio. Lo sapevo io. Ma perché non mi fai Perché finire? ormai Ma posso dirlo che prego, prego, comunque faccia, dopo faccia. tanti anni nel Teatro Crystal, storico teatro palermitano, si è spostata al Sant'Eugenio. Che stai facendo? No, ne stavo facendo il video senza che me ne Ci colleghiamo con Salvo Palumbo, andiamo a Catania da Salvo Zaudo. Ciao Salvuccio, buon pomeriggio. Saurdo. Buon pomeriggio a tutti. Mi sentite? Mi vedete? Perfettamente. Ciao Salvo, buon pomeriggio, grazie per essere Quindi ci qui. sono. Buon pomeriggio, Senti, Massimo. ciao bello mio. Senti, vedo dietro di te il famoso completo giallo di Salvo Zaudo. Il primo. Il primo, perché è Non cambiato cavolo, l'ho poi? fatto più luccicoso. Questo, e non mi entra più perché sono tipo 20 kg in più. È una 20 kg. 46 questa. Penso alla 50 Esatto. adesso. Allora, Salvo Palumbo è uno dei tanti personaggi della bellissima schiera di Sicilia Cabaret, che con il suo cantante neomelodico ha spopolato clamorosamente. Da lì, appunto, Salvo Zaudo, che è il nome d'arte, e che poi non Saurdo è. a Catania, a Palermo Tascio. Esatto, so, ti Tascio. stavo per dirlo. Ah, Esatto. io lo sapevo. Allora, c'è una storia bella di Salvo, perché l'anno scorso Salvo era in e doveva essere in gara. E ha preso il pullman perché lui vive a Catania, è arrivato a Palermo, è arrivato al Teatro Golden, abbiamo fatto il tampone ed è risultato positivo. Per cui la Positivo. stessa sera si è rimesso in macchina perché non poteva andare in pullman, non poteva andare in albergo, non poteva andare nessuna parte. Quindi poverino è dovuto venire il suo papà a riprenderlo e E non portarselo. poteva cantare
scendere dalla macchina. E come faceva? Vabbè, è una cosa così estemporanea. Zaurdo, dico, non sei tu, fai tu, cioè, manca a te. No, era una cosa parecchio zaurda, dice. Era un po' complicato. Tascia si poteva fare. Era un po' complicato. E quindi, per, come dire, carineria e soprattutto perché ce l'eravamo ripromessi, Salvo torna in gara quest'anno con il ragazzo di Via Gluck, giusto Salvo? Ma perché hai scelto questa canzone, Salvo? È perché io mi sento un po' Adriano Celentano. Ah, ecco, basta dirle le cose. Ah, ti senti Celentano? Sì. Ma in che modo, scusa, per capirlo? L'ignorante, io sono anche, faccio parte del suo partito, l'ignorante, però abbastanza intelligente, sia io che Adriano Celentano. Senti, tra un po' ti chiederò di farmi parlare con Saudo. Allora, il festival, è, per chi non lo sapesse, non diamo mai per scontato che gli altri debbano sapere di cosa stiamo parlando, è un festival che quest'anno festeggia 10 edizioni e che è in qualche maniera il copia e incolla al Festival di Sanremo, solo che anziché cantare professionisti del canto, canteranno alcuni tra i comici della nostra città, tra attori, conduttori e così via. Oggi collegato con me c'è Salvo Palumbo, Salvo Saudo, e poi in studio ci sono Rossella Leone e Daniela Pupella, che canteranno Nessuno mi può giudicare. Appunto, allora, appunto. Nessuno appunto. Ci può giudicare. È il motivo per cui vi siete messi in testa tutto questo? L'hai capito dove stai andando a finire? No, perché? Hai capito in cosa ti stai andando a cacciare? Siamo vittime dei giudizi, a partire veramente dalla scuola, il giudizio là, il giudizio tu. Sei stato mai giudicato? Cioè, continuamente. Quando c'è una ragazza ti ha giudicato, ti ha dato il voto qualche volta? No, quello no. Quello vedi, no. Questa è una cosa che non puoi dire. Però, visto il mestiere che facciamo, sappiamo bene che siamo sempre soggetti alla critica, al giudizio e così siamo, via. E quindi noi non vogliamo lanciare un messaggio. Nessuno deve giudicare, ma quanto sarebbe bello. A prescindere. A prescindere, se non ci fosse il pregiudizio, il preconcetto, la sovrastruttura, nessuno, la retrostruttura, e tra la retromarcia. Noi siamo già due persone, due donne, che avrebbero tanto... No? Per tu poter essere giudicate tanta roba e noi invece ci completiamo. Ecco. Ah, mi completate. Sì. c'è la mia pacchionità, ecco. La sua siccagnolità. Io sono, sono un palo della luce per intenderci. Esatto. Io ho provato a scollare. In un modo o nell'altro non ci possono giudicare a prescindere. Quindi il concetto, il messaggio che porterete sul palco del la Golden scelta è proprio quella di non giudicare. No, ma sarebbe bello estenderlo proprio nella vita di tutti i giorni, dentro le case, dentro le comitive. Il giudizio certe volte uccide. Sì. Uccide più veramente per il pregiudizio, pregiudica. Ancora peggio, uccide e fa male. Per cui abbiamo utilizzato una canzone che negli anni 60 ha fatto scalpore, perché è una cantante per la prima volta, una donna, ai tempi in cui c'era il delitto d'onore, diceva ho tradito mio marito. Ed è stato uno scalpore incredibile. Oggi noi... E oggi è una canzone... Ci scandalizziamo. È molto molto attuale. Attuale. E noi ce la stiamo cucendo addosso. Vedi? Rispetto ai problemi attuali, no? Vedi, ai tanto... giudizi e ai pregiudizi a prescindere. Che bello. E quindi è un inno al vivere sano, no? Vivere al di là dei pregiudizi, non giudicare. È difficile, no? Però si può fare, si può cominciare. Cominciamo da noi, no? Cominciamo da noi stessi. Sì. E soprattutto a non voler essere giudicate per come canteremo. Beh, quello questo lo dovevamo dire alla fine, gioia mia. Quello mi sa che vi tocca purtroppo, no? Anche perché ogni artista era necessario. Io me ne vado, ragazzi. Resta. Ogni artista in gara. Stiamo studiando. Ha un codice per essere televotato e quindi da casa partirà la gara giorno 3. Siamo il numero 4. È ancora chiuso il voto, quindi. Ma noi già stiamo in prima. Il numero cambia ogni giorno. Saudo, tu che numero sei? 11. La prima sera uscirai con il codice 11. Ah, il codice cambia? Poi a Palermo non è bello, a Catania non è bello l'11. Neanche a Palermo. Vabbè, però anche se hanno due significati diversi. Uno a Catania significa una cosa, a Palermo ne significa un'altra. Vabbè, a Palermo sono le corna, a Catania cosa sono? Lo sbirro. Ah, ok. Quindi vabbè, una cosa bella. Sì. No, non vista bene però, è bella, ma non vista bene però, in un altro senso.
Vabbè, ci stiamo addentrando in argomenti spinosi, lasciamo perdere. Allora, datemi la schermata della JPEG, così vi racconto chi canta cosa. Allora, lo ricordiamo. Sassà Salvaggio viene in gara quest'anno con Apri tutte le porte di Gianni Morandi, Quattro Gusti, una canzone di Dargen D'Amico, si chiama Dove si balla. Rossella Leone e Daniela Pupella, che sono in studio con me, canteranno, l'avete già capito, Nessuno mi può giudicare. Eliana Chiavetta e Monia Arizzi, due conduttrici, canteranno Quando di Tony Renis. Massimo Spata debutta al festival con Il clarinetto di Renzo Arbore. Giuseppe Castiglia canterà L'immensità di Don Bacchi. Giovanna D'Angi e Carlo Canebba canteranno Chimica. Gino Carista e Caterina Salemi, Un corpo e un'anima. Salvo Palumbo, Salvo Zoud, lo vedete collegato, canterà Il ragazzo della via Gluck. Sergio Vespertino canterà Signor Tenente di Giorgio Faletti. Ernesto Maria Ponte, con il featuring di Salvo Piparo, canterà Nunta Regge Chiù di Rino Gaetano. I Badaboom, L'essenziale di Marco Mengoni. Stefano Piazza canterà Piazza Grande. Alessandro Gandolfo, imitatore, arriva da Marsala, canterà Finalmente tu di Fiorello. E poi Chris Klun e Simone Riccobon canteranno Brividi di Mahmood e Blanco. Salvo, chi lo vince quest'anno il festival? Noi. Loro. Sì. Ah, quindi perché arriveremo ultime. Noi ci teniamo. Quindi vinceremo al contrario. No, non è vero. L'anno scorso l'hanno vinto il festival i due più stonati del mondo. Rico Bono e Chris Klun, che sono allora noi siamo messe bene allora. Ma senti, ma io voglio chiarire una cosa per saperlo, ma è vero che c'è chi canterà con l'autotune o con l'ha già fatto? No, allora l'autotune. Noi andremo di. Così. Nessuno ha mai cantato con l'autotune, tranne quest'anno per motivi di, come dire, di scelta delle canzoni. Di scelta, come dire, cantautorale da parte di Klun e Rico Bono, che canteranno con l'autotune per assomigliare sempre di più a Mamma. Come vedete, già loro sono i vincitori dell'anno scorso e hanno un aiutino. Chi vince la metà? Vabbè, ma per forza. Io voglio un Boroneo melodico, anche se canto Adriano Celentano. Senti, ma mi fa un pezzettino di una canzone di Zaud, una tra le più famose, Salvo? Ti va? E perché parli catanese adesso? Perché mi sto adeguando. Ah. Era gemella, rime mugheri, caccialliccai pure l'ugna reperi, e recitato come un canguro, e ci indappava testando muro. Sono romantico. Mamma mia. E questo è dedicato a mia cognata. Ma proprio. Gemella di mia moglie. La, esatto, fatta proprio le canzoni di Zaud. Allora, senti, facciamo un passo. Il finale era Resta in famiglia, tanto siamo parenti. Ah, ecco, perfetto. Senti, facciamo una cosa. No, senti, Zaurdo, c'è una canzone che mi piace da morire, che esatto. Se la posso prestare, e fa: questo è il padrone di un cane che si è lasciato con la moglie e poverino, la moglie si è portata il cane a casa e fa: tutto mi poteva fare. Praticamente là sotto, non so se. Oh, perfetto, vai. Tutto mi poteva fare, tranne che poteva portare. Ti poteva portare. Tranne che ti poteva. Tranne che ti potevi. Come fa? Non lo tranne so. Che ti potevi portare appresso puro cane. Rammo cane. Questo è bello, perché mi guardi così? Hai capito, hai capito con perché chi devo... Rammo cane! È tristissima, perché questo è veramente... Dov'è la telecamera? Hai capito con chi... Hai capito con chi avevo che fare? Hai capito con chi mi hai accoppiato, Nintella? Che non Rammo motivo. Cane! Saurde è bellissima, tu... Va bene, facciamo una cosa. Andiamo indietro di pochi mesi, torniamo al mese di dicembre, quando sul palco del Teatro Golden abbiamo reso omaggio a Raffaella Carrà con una medley dove hanno preso parte tutti i cabarettisti che erano in gara, e ve la faccio vedere, prego. Ecco, questo è un momento molto divertente dell'anno scorso, lo guardavo e con attenzione perché mi compiacevo, non di me stesso, quanto dell'idea che eravamo tutti insieme in giornate molto difficili, perché lo ricordo a dicembre, in quei giorni là era proprio nel pieno picco della pandemia. Ogni giorno veniva fuori un sacco di gente positiva, ma mi piace anche raccontare che il teatro era una bolla perfetta, perché avevamo fatto tutto nel massimo rispetto delle normative, e in quei giorni lì, per grazie di Dio, tutti stavamo bene. Allora, Zaudo, sei pronto? Perché c'è chi va dai vocal coach, eh? Tu cosa stai studiando? Come ti stai preparando? Sì, mi sto preparando bene, l'ascolto una volta ogni tanto in macchina e canto insieme ad Adriano Celentano.
Sono pronto già dall'anno scorso. Devo sistemare un po' la coreografia. Cioè, ah, la coreografia. Sì. Senti, ma cosa indosserai? Come ti vestirai al festival? Ma credo mezzo Adriano Celentano. Ah, ok. Quindi avrai un look Giletta, alla Celentano. Camicetta. Ok, ok. Sì, sì. Ma uguale nelle due serate o cambierai nella prima e nella seconda? No, la seconda serata vorrei venire un po' elegante. Ah, un po' elegante. Salute elegante. Rossella, invece voi come vi state preparando? Allora, intanto non sappiamo cantare e abbiamo iniziato dall'ABC, quindi stiamo con il cucchiaino in bocca e stiamo iniziando le vocalizzazioni. Rossella, non spoilerare troppo. No, ma tanto non è che dobbiamo vocalizzare. Comunque abbiamo... Esatto. Abbiamo chiesto aiuto ad una professionista. Grazie, professionista. Salutiamola, chi è? Che è Elisabetta Tropiano. La salutiamo. Per intenderci la voce dello spot della Red Bull. Ok. Immagina quanto è brava lei e quanto siamo e quanto ci fa sentire scarsi. Però sta facendo un gran bel lavoro su di noi, sulle nostre voci, sulla nostra autostima più che sì. altro. Che poi però se ci pensate bene la cosa più difficile del vostro brano di Nessuno Mi Può Giudicare è la parte introduttiva, quando devi prendere subito a tonare la verità ti fa male, che... lo so, però lì insomma c'è il coro, aiutano loro tranquilli, perché poi il resto insomma abbastanza molto rock, no? Sì, è proprio l'inizio, devi imparare a fiatare bene, però e anche nell'abbigliamento potete anticipare qualcosa? No, ci però... sarà pure una sorpresa finale Così. Le stanno suggerendo di non dire altro. Ah, perché al lì che non lo possiamo dico. Okay. C'è una stilista palermitana che ci aiuterà. Vabbè, Salvo, posso chiederti che cosa ne sapevi di questo festival prima di essere uno dei protagonisti? Sapevo che esisteva, perché io ero a Sicilia Cabaret e veniva Lupetto, i Quattro Busti. Certo. Che cantavano sempre a festival, non ti nascondo che pensavo perché non mi chiamano. Perché non mi chiamano? Ancora non ero nemmeno conosciuto come Salvo Zavuto in modo così forte oggi, però era, non ti dico un sogno, ma una cosa che volevo fare. Quando mi è arrivata la tua telefonata, sono stato, si può dire? Sì, certo. Anche. Ho stato. No, perché Ho stato felice e ho subito accettato. E ti dico una cosa, nella mia vita, tutte le cose belle che mi sono capitate, mi è successo sempre una cosa, tipo quando tu mi hai chiamato, contento di fare il festival, il Covid. E non l'ho potuto fare. Una volta ho organizzato un concerto, per il mio primo concerto, era 8 agosto 2014. E che ci fu? Che catastrofe ci fu? Piccavillo io, fammi capire. 2008, tipo che era il 25 di dicembre, l'acqua a Catania alta 1,5 metri. Povero Salvo. Insomma, è necessario che venga venire in Zaurde. No, ma se volevo dire. Lui era felice quando tu l'hai chiamato. Già è passato, la prima volta già è passato col Covid, qua ci sono, adesso ci sono. Devi essere assolutamente. Già è successo. Assolutamente. Sfatiamo. Allora, un po' di piccole anticipazioni. Giorno 3 saranno ospiti del nostro festival, gli Shaka Lab, gruppo pazzesco. Rappresentano la Sicilia in giro per il mondo, per chi non ha il piacere di conoscerli, li conoscerà. Sono quattro ragazzi fortissimi che cantano in lingua siciliana e ve ne accorgerete, li sentirete. Giorno 4, invece, vi posso anticipare che intanto ci sarà seduto in platea il presidente della regione, Nello Musumeci, che poi salirà sul palco per premiare il podio, quindi i primi tre vincitori. Quest'anno, lo sapete, Palermo ricorda, ahimè, le stragi di Falcone e Borsellino. Sono passati 30 anni. E allora, nella serata del 4, ad un certo punto dello spettacolo, ci verrà a trovare Antonio Ingroia, che è stato uno dei tanti protagonisti di quel tempo, insieme a Paolo Borsellino. Ho chiesto ad Antonio Ingroia di scrivere una lettera e di indirizzare questa lettera a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, e di farlo dopo 30 anni.
facendo una sorta di piccolo outing da magistrato e da persona che poi si è impiegata in politica. E quindi ci sarà questo bel momento in cui sentiremo questa bella lettera che Antonio Ingroia scriverà, la sta già scrivendo, ci siamo sentiti proprio stamani. Altro momento bello in cui dedicheremo un momento dedicato alla pace, ma non voglio anticiparvi troppo perché comunque in alcuni di questi momenti saranno coinvolti tutti i cabarettisti e i comici e gli attori che sono in gara. Sei contenta di fare il festival, Rossella? Allora, io devo confessare un piccolo segreto. Sono 3 anni che Minutella mi chiama. Dillo che non ci vuoi venire al festival. No, io inventavo scuse perché io non so cantare, ragazzi. Ora sto facendo il corso di canto con Daniela, con la nostra maestra. E quindi almeno le vocalizzazioni le sappiamo fare. Ma mi fai un esempio di... Vi dico, non so fare Io non sentirle. Allora, visto che ho parlato di ospiti, vi faccio vedere l'esibizione di un artista che è stato ospite un paio di volte al festival. Vi faccio vedere questa bella esibizione di... Eccolo là, il 2018 al Teatro Savio, che saluto e ringrazio perché per anni è stata la casa del festival. 10 anni fa eravamo partiti dal Nuovo Montevergini, poi una tappa al Teatro Jolly dal mio amico Gianni Naffa e poi al Teatro Savio, poi al Teatro Al Massimo e adesso 2 edizioni al Golden. Prima di salutare andiamo da Zauddo. Salvo, allora, in bocca al lupo per questa prossima edizione. Grazie mille, sono rimasto scioccato da questa bellissima esibizione delle bellissime parole di Incudine, bravissimo. Bene, sono contento. Allora, ci vediamo al festival, Salvo, così finalmente possiamo darci un abbraccio. Ci vediamo il 2. Alle 18.20 le prove e poi rimango con voi. Ah, fantastico. Grazie. Ciao Salvo, in bocca al lupo per tutto. Ciao bello mio. Ciao. Un abbraccio forte. E allora, ciao, io ho fortemente voluto queste 2 signore con me, per quanto una se l'è tirata per qualche anno. Non so cantare, lo vedrete. Non so. L'altra all'inizio, ma io non saprei perché non so cantare qua, di là, di sinistra. Allora, posso rasserenarvi nel dirvi che professionisti straordinari anche nel canto, quando arrivano a festa se la fanno sotto comunque. Quindi, appunto, lasciatevi, divertitevi, godetevela, mi aspetto da voi grandi cose e vi state preparando. Quindi allora, Rossella Leone, Daniela Pupella saranno anche loro in gara al prossimo festival. La prima serata avranno il codice 4, canteranno Nessuno mi può giudicare. Nemmeno tu. Esatto. Senti, i tuoi figli che dicono di questa cosa? No. Loro proprio loro mi hanno detto: mamma, va lava i piatti, e a te a casa che l'ho detto? Mia figlia è molto eccitata, il grande non preferisce parlare. Ma che anno tuoi, per capire? 21 e 26, grandi. Quindi il grande è sconcertato abbastanza. Come i miei figli. Non ci credo. No, questi livelli. Dovete crederci. Allora, grazie in ordine sparso a tutta la redazione, capitanata come sempre per Casa Minutella da Piero Messina, che saluto e ringrazio, e poi saluto e ringrazio tutto il comparto tecnico, da Emanuele Cammarata a Federico Del Popolo, a tutti quanti. Saluto Saverio Falcone, il mio amico che sta lì sempre a tagliare e a montare. Auguri di pronta guarigione e di negativizzazione al nostro Fabio Lamantia. Saluto Biagio Semile, il nostro editore, gli amici di Modica alla regia. Lo ricordo e saluto, il 2 maggio, attenzione, faremo Aspettando il Festival dalle 21.30 in diretta al Golden, a condurre sarà Salvatore Cannata, poi giorno 3 Casa Minutella si sposta al Golden, 3 e 4 la sera faremo il festival e poi la settimana dopo saremo all'Expo Cook. Insomma, abbiamo ancora tante cose e soprattutto grazie a voi che siete tanto generosi nei confronti del sottoscritto e questa produzione che oggi è arrivata a 50 puntate della 17ª edizione. Dio vi benedica, passate un buon 25 e noi ci vediamo martedì prossimo. Baci a Rossella Leone e a Daniela Pupella. Dio vi benedica.